Qualche domanda veloce, non sono un giudice, così tanto per curiosare un po'. Allora, nome e cognome? Vale Toko Elvira. Vengo della Costa d'Avorio. Quanti anni hai? 41 anni. Ok, tu invece? Ah, io Claudia Di Lauro, ho 20 anni. Ok, e tu? Martina Di Lauro, 20 anni. Milagro Finaglia, 20 anni. Cosa fai nella vita? Adesso? Adesso io vado. Sinceramente. A scuola. Come? Vado a scuola. Per scuola? Faccio la testa media. Ah, ok. Qui in Italia? Sì. Ok. E invece prima nel paese? Prima lavoro come operaia, mm-hmm, in Cacina, in Costa d'Avorio. Ho capito. E da quanti anni sei in Italia? Un anno. Un anno? Quindi conosci loro da un anno? Sì. Sì. Allora, insieme. Voi invece cosa fate? Studenti, studentesse? Studenti, lavoratrici. Sì. Un po' di... Ma lavorate, studiate o lavorate in quest'ambito, sempre nel sociale? Sì, ho capito. E c'è qualcosa, vi conoscete da un anno, cosa fate nella vita insieme, vi frequentate insieme? C'è qualcosa che vi accomuna? Qualche, insomma, non so, hobby in particolare? Cosa vi accomuna più di tutto? Cioè, credo che la cosa che ci accomuna più di tutte le altre è un grande senso di volersi conoscere e voler essere umani. Cioè, penso che sia questa la cosa fondamentale che ci sprona tanti giorni della settimana a stare insieme, a cercare di crescere anche insieme. E la curiosità anche nel conoscere le nostre diverse culture e il nostro essere diversi insieme. E te invece ti accomuna qualcosa a loro che sono ragazze, anche più giovani e soprattutto che insomma sono di una cultura totalmente diversa? C'è qualcosa che ti accomuna più di tutto? La cosa che noi abbiamo insieme. Esatto, esatto. Ecco, come si dice? Piacciono stare insieme? Sì. Volevo chiedervi, da quanti anni fate questo lavoro? Da quanti anni? Ci siamo buttate un anno scorso, anche per l'età, un sì, po', esatto, anche per le disponibilità della zona, insomma, sì, che dei vincoli dell'età, appunto. Sì, appunto di fronte anche a tutti i dibattiti politici che ci sono, a tutti i pareri, le opinioni, uno di sinistra, di destra, insomma, uno che sta per un colore e chi sta per un altro, voi come reagite? Insomma, noi crediamo, appunto, come abbiamo anche cercato di sottolineare nello spettacolo, che a noi non ci importa del colore politico di nessuno, ma cerchiamo, anziché parlare come fanno molti che sembra che non abbiano nemmeno i piedi lì per terra, cerchiamo di fare le piccole cose e da lì trarre il meglio, cioè proprio andando contro a qualsiasi cosa venga detto, soprattutto sì, cattiveria. Noi vogliamo parlare di umanità e di amore, non di colori diversi. Cioè, nel senso, va bene tu di quello che vuoi, noi intanto proseguiamo per la nostra strada cercando di tirare su gente, però... E questa cattiveria che avete detto la riscontrate, insomma, sì, tantissime volte, ma anche nel, insomma, in qualsiasi, sì, ambito, anche nel in vostro ambito, sì, però anche penso in università, che magari, sì, presumo, sì, in qualsiasi ovunque, luogo, cioè, sì, veramente ovunque, però quello che pensiamo è che, cioè, noi ci ispiriamo molto anche a Martin Luther King, che c'è una sua frase che ci piace veramente moltissimo e dice che l'odio non può essere sconfitto con l'odio ma solo con l'amore, e quindi noi portiamo avanti sempre questa idea in ogni giorno, comunque in ogni nostro gesto. Ho capito, vi siete trovate inizialmente, chiedo, in imbarazzo? No, cioè diciamo che è stato un po' difficile, non ci aspettavamo, insomma, ma perché alla più fine... Più per molte... la lingua o per la cultura? Ma perché comunque sono ragazze della nostra età, quindi c'era un po' di, magari, che ne so, faceva lezione, loro stavano con le cuffiette, non ci ascoltavano, eravamo lì a ribollire di rabbia. Sì, io penso però... che sia un ambiente dove essere buonissimi non serve assolutamente niente, cioè devi avere veramente il braccio di ferro in tantissimi momenti, impegnarti e far sì che a ogni sconfitta sia uno stimolo anziché un dire basta. Cioè, quello che noi abbiamo fatto è proprio dire abbiamo un problema di comunicazione, anziché abbatterci da questo cerchiamo di
andare oltre, di trovare nuovi modi. Cioè, siamo noi probabilmente che non abbiamo trovato il modo giusto per comunicare e per interagire. Sì, c'è da dire che è una, come dire, sono delle proposte un po' diverse da quello che solitamente anche i richiedenti asilo si aspettano all'interno di un centro d'accoglienza, di prima accoglienza. Quindi chiaramente all'inizio c'è stato un po' di disorientamento, perché le ragazze stesse non si aspettavano di dover prendere parte a un certo tipo di attività. Insomma, creare uno spettacolo. Mettere in piedi uno spettacolo, cosa ha a che fare con i nostri documenti, con la nostra. Allora, loro hanno fatto un ottimo lavoro, nel senso che non sono partite impostando già semplicemente un lavoro di teatro, ma creando una relazione, che quello era poi lo scopo principale. Esatto. Tutte queste iniziative hanno lo scopo di creare delle relazioni, perché piuttosto che vestiti, che ne so, giocattoli per i bambini, cose, capelli, frasi, quello, esatto, discorsi, quello di cui noi Cascina Calderara e le ragazze hanno bisogno sono relazioni. Relazioni umane. E quindi il passaggio, cioè diciamo la cosa che loro sono riuscite a fare a 20 anni con tutte le difficoltà del caso, perché ci tengo a precisare che gestiscono in completa autonomia l'attività, è stato questo, cioè riuscire a creare delle relazioni con delle ragazze sì della loro età e non solo, ma comunque molto distanti da loro. E anche con la lingua ci sono stati anche tanti problemi. Quindi veramente è stato all'inizio. Non ci sono insomma professionisti nel settore, non ci sono professionisti. Non li vogliamo i professionisti. Esatto, si fanno male. Ma anche perché immagino che tutta questa. Tutto questo. L'abbiamo creato tutto insieme. Esatto, e sia anche molto sentito. Non è stato difficile salire sul palco, immagino, e ma diciamo, ieri era lei che. No, oggi stai tranquilla, Claudia. Ma perché è una cosa, presumo, molto sentita, anche questo viaggio è molto sentito anche dentro di voi, e quindi. E adesso lo percepite anche voi, insomma. Sì. Un appello a chi soprattutto? In che cosa consisterebbe un appello, insomma, ai giovani, o un consiglio, una proposta? Devo cercare di essere filosofo, però. Allora, pensiamoci un attimo. Ma io direi di informarsi di più e cercare di tralasciare l'ignoranza, perché purtroppo è quella che tante volte va a creare tutti questi disagi. Se solo le persone fossero un po' più informate su ciò che è successo in passato e su ciò che succede tutt'oggi in molti paesi, probabilmente questi atteggiamenti piano li avrebbero. E anche sapersi medesimare comunque nei panni degli altri, capire che comunque siamo tutti umani e che tutti noi meritiamo una vita degna di essere vissuta. E nel momento in cui noi abbiamo quel minimo indispensabile che serve per vivere, perché noi comunque siamo delle ragazze normalissime, che non è che abbiamo un sacco di soldi, sì, ma sì. Proprio siamo delle ragazze che abbiamo deciso di dire ok, noi siamo fortunati perché lui non deve esserlo, e impegnarsi quindi a rendere tutti uguali. E quando si parla di uguaglianza vuol dire non solo predicarla ma farla anche. Penso che i giovani, ma come anche tutti, dovrebbero smettere un po' di parlare e iniziare ad agire veramente. Agire però seguendo comunque un buon senso e un'etica, una morale che oggi sta andando proprio a perdersi in sciocchezze. Esatto. Un appello, una frase, una parola. Martina è bellissima. Martina è oltre a Martina è bellissima. Cosa vorresti dire di italiano? Io vorrei rimanere qua tranquilli con i documenti, perché abbiamo bisogno di questo. Perché il nostro paese non abbiamo la tranquillità, perché la guerra si. Come si dice? La guerra che è una cosa d'avorio, non ancora finita. Mm-hmm. Poi ce l'avete sulle spalle. Sì, sì. Quindi, abbiamo bisogno di documenti, di vivere tranquilla. Parlare con la nostra famiglia. Là nel vostro paese. Sì. Come siete i bambini, lascia tutto e vieni qua. Beh, grazie mille. Sì. Grazie. È stato un piacere. Ci rivediamo alla prossima. Grazie. Grazie, è stato un piacere. Ciao.